Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentrovati sull'altro fumetto. Io sono Lili e benvenuti nel canale YouTube in cui si sbattono le mani sul tavolo. No, è fastidiosissimo, non lo faccio più, scusatemi. Bentornati nella mia cucina, Fumetti senza zucchero, rubrica in cui chiacchieriamo di fumetti davanti a un buon caffè che ancora non c'è perché è sul fuoco. Rubrica che serve a me per chiacchierare di fumetti in maniera più libera, diciamo, senza appunto fare proprio delle recensioni, proprio come una chiacchierata. Chiacchieriamo anche di altre cose, non per forza solamente di fumetti. Fumetti sono comunque l'argomento principale, ma chiacchieriamo anche di serie TV, di qualcosa che sta anche attorno al mondo nerd. Questa rubrica però serve anche, signorini cari, ad avvicinarci un po' di più, per permettere di avere un pochino più di dialogo assieme. Quindi ho fatto questa cosa che spero che vi sia gradita, ho questo foglio che tra l'altro è un po' unto di pizza, ma non vi preoccupate, in cui vediamo un po' i commenti che mi avete fatto sui video di YouTube e ne parliamo un po' per appunto per cercare di volerci più bene. Tra l'altro andate su Facebook a mettere mi piace la pagina dell'altro fumetto perché ne stanno succedendo delle belle, vi dico solo questo, cioè sto cercando di fare robe anche interessanti su Facebook. Ma torniamo a noi, o meglio a voi. Nel video di Epos, oggi mi sto dilungando tantissimo, perdonatemi. Nel video di Epos, Enzo Donato, un carissimo iscritto che mi scrive sempre questa cosa, mi riempie un sacco di gioia, grazie Enzo, mi consiglia Nella camera del cuore si nasconde un elefante, sempre di Marco Galli. Marco Galli non avevo mai letto nulla prima di Epos, appunto, il volume del progetto Stigma lo trovate tra i video del canale, video che mi è piaciuto un sacco e ti ringrazio un sacco Enzo di questo consiglio. Nella camera del cuore si nasconde un elefante, andrò a cercarmelo. Io so che dico sempre questa cosa di consigliatemi volumi, andrò a cercarmelo, e poi sembra che nei video acquisti in realtà compro solo roba che mi consigliate voi. Invece a volte compro anche cose che mi consigliate voi, mi dovrebbe arrivare un pacco di con un fumetto che mi ha consigliato proprio uno di voi, magari ci metto un po' di tempo appunto a recuperarli perché ho tanta roba che voglio leggere, però piano piano mi recupero tutte, quindi i vostri consigli mi faranno sempre un sacco piacere sul serio. Nel video di Inuyashiki, Roberto Picella, altro iscritto che mi segue da un sacco e ringrazio, dice che il finale gli è piaciuto di Inuyashiki e a me non aveva fatto impazzire, c'è il video anche di quello, appunto ovviamente parlo di tutti i video che potete trovare tranquillamente nel canale. Mentre sempre Enzo Donato dice che no, il finale di Inuyashiki non gli è piaciuto, lo paragona al finale di Democrazia o Democrazia, non mi ricordo come si pronuncia. Mamma mia ragazzi, Democrazia l'avete letto, erano 5 volumi di Motoro Masa se non ricordo male. Madonna che delusione, non mi è piaciuto proprio il finale, in effetti concordo che era proprio una roba un po' buttata lì. Vi dico solo che c'è un numero e mezzo in cui decidono se salvare o meno un anziano, è una cosa di un noioso quel numero e mezzo incredibile. Però sempre nel video di Inuyashiki, Elisa Corradini mi dice semplicemente che non pensa che apprezzare le tette sia segno di maschilismo. Io ti ringrazio per questo, se questa non la capite è perché dovete andare a vedere il video di Inuyashiki, ti ringrazio per questo, passerò il resto della mia vita a utilizzare questa frase per commentare le tette di tutte quante. Ma andiamo avanti nel video acquisti del mese di aprile, sì la faccio breve. Nel video acquisti del mese di aprile Maurizio Mantovani mi dice che con gli sconti della Bioware ha recuperato il numero 1 e 2 di Black Hammer e i primi 6 di John Doe. Raga, leggete John Doe, provate John Doe, è una figata estrema, ve lo straconsiglio, sto controllando che la telecamera non si spenga perché la batteria è mezza scarica, vi straconsiglio John Doe, provatelo, è una serie italiana che più mi è piaciuta in assoluto. Magari prima o poi ci farò quando arrivo a 10 milioni di iscritti faccio un video su John Doe, non lo so, però mi è piaciuto tantissimo, recuperatelo. Andrea Patruno mi consiglia di recuperare, la mia cosa preferita sono i mostri, una storia malata, controversa, assurda ma bellissima. In molti me l'hanno detto che questo la mia cosa preferita sono i mostri è molto molto figo, infatti per poi devo recuperarlo, la facciamo veloce così poi passiamo direttamente ai fumetti. In un video di Fumetti senza zucchero Teo Veneto mi dice epico format con la moca del caffè, ti ringrazio, so che hai apprezzato, io non uso le cialde, uso la moca, ti ringrazio per aver apprezzato. In un altro video acquisti, un altro inutile canale, c'è un canale YouTube che si chiama un altro inutile canale, andate a farci un giro, mi dice che Fresia sembra interessante, attenderà il video ad hoc, lo attenderò anch'io perché Fresia è pubblicato come ho detto più volte dalla Goen, è l'ultimo numero, il numero 12, chissà quando esce, manca solo più quello, sono passati, è cominciata 100 anni fa sta serie, vorrei anch'io girare quel video perché vorrei leggere il finale di Fresia, forse si pronuncia,
ma chissà quando accadrà mai. L'ultimo commento che mi sono segnato, sempre nel video acquisti di marzo, Simo contro Luce, Orfan dice che Orfani Sam non è all'altezza delle altre stagioni di Orfani secondo lui. Probabilmente ha ragione, però è anche vero che è l'ultima stagione, quindi comunque tanti nodi vengono al pettine, perciò per quanto forse in alcuni punti non è proprio all'altezza delle altre stagioni, però un po' decore glielo ce l'ho anche per sempre. Parliamo un po' di fumetti, dovremmo parlare un po' di fumetti. Signore e signori, Macerie Prime, in questo c'è il segno perché lo sta leggendo la mia ragazza. Macerie Prime, se per caso avete 30 anni e vi ponete una serie di domande del tipo ma perché io sono così e tutti i miei coetanei hanno famiglia e figli e un mutuo sulla casa e io penso solamente a giocare alla PlayStation, guardatevi, anzi leggetevi Macerie Prime. No, non è così semplice la cosa, però in Macerie Prime ci sono trattati tanti temi fighissimi, temi che non vengono così tanti affrontati, non so, ho visto poche volte affrontati bene, ovvero il fatto che comunque io per primo ho 32 anni e il mio migliore amico lo conosco da metà della mia vita, quindi arrivate a 30 anni c'è una persona che conosci veramente da tanto, veramente molto, puoi dire di conoscere veramente molto, e... Però non è detto che nella vita le persone crescano e la propria vita vada avanti allo stesso ritmo. Quindi magari ci sono, conosci persone, avevi perso persone per strada a cui volevi un gran bene, come è capitato a me. Hai conosciuto persone magari in età adulta con cui ti trovi molto bene. Quindi per quanto la crisi adolescenziale o la crisi post-adolescenziale è stata molto trattata in letteratura, in serie TV, in quant'altro, la crisi dei trentenni così bene, secondo me, poche volte... Oh, cavolo, è macchiato. Poche volte è stata trattata, quindi... Io lo consiglio in generale, anche se non siete dei trentenni, però come Zero Cacare ci mostra quanto appunto le vite possono essere differenti, quanto magari più in una persona che era in un modo... crescendo diventa tutt'altra, tu ti poni delle domande, non riesci bene a capire se sono loro che sono troppo avanti, tu che sei troppo indietro, loro che hanno esagerato a un punto, tu che magari non vuoi crescere. Ci sono una serie di domande interessanti, di dubbi sul futuro, ma più che sul futuro, a 30 anni, di dubbi sul presente, cavolo. Quindi veramente, Macerie Prime 6 mesi dopo, due volumi che mi sono piaciuti tantissimo. Ve l'ho già detto, non farò un video apposta su Zero Calcare, semplicemente per il fatto che su Zero Calcare ci sono un sacco di video, io cerco di concentrarmi più su cose un pochino più di nicchia, però volevo parlarne anche solo un attimo qua. Vi volevo anche dire che finalmente, dopo un secolo e mezzo, sono riuscito a finire l'Eternauta, non perché fosse pesante o fosse brutto, per carità, perché comunque è un tomo importante, in più, se mi fossi concentrato solo sull'Eternauta e non leggevo altro, non potevo girare altri video, quindi diventava complicato. Intanto... ci sono dei piccoli cambi di luce, vi chiedo scusa. L'Eternauta mi è piaciuto un sacco, bello, 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 non vi farò spoiler, ma ci mancherebbe. Il finale è marciato un po', non brutto, però non è del tipo che mi devo leggere l'Eternauta in ritorno, che è sempre stato scritto dagli stessi autori, che è stato scritto in un periodo storico un pochino più avanti, in cui in Argentina cominciavano a succedere delle cose particolari, quindi da quello che ho letto in giro l'Eternauta e ritorno è ancora più marcatamente politico. Dell'Eternauta poi c'è anche una serie di cui cacchio non mi ricordo il nome adesso, che comunque dovrebbe essere apocrifa se non ricordo male, quindi scritta da altri autori, però adesso mi recupero l'Eternauta e ritorno. Comunque io a me è piaciuto tanto, una serie di fantascienza su un'invasione aliena, appassionante, per quanto all'inizio forse un pochino lento, però comunque ti tiene attaccato alle pagine, perché è figo tutto, cioè c'è poco da dire, è figo, alcuni disegni sono veramente molto ben caratterizzati e si fa leggere, per quanto ci sia tante pagine, ci sia tanto scritto, si fa leggere bene e ti prende molto la vicenda, infatti non vedo l'ora di recuperare il ritorno. In più, signore e signori, beviamoci questo caffè. Quante volte ve l'ho smenata, se frequentate questo canale da un po', con Tumorama? Spesso, ve l'ho smenata spesso con Tumorama. Mi sono fissato con Tumorama, non vedo l'ora che esca lo spin-off di Tumorama. Ma, ve lo annuncio ufficialmente, ho un nuovo fumetto con cui rompervi le balle. E sì, ve lo dico ufficialmente, il fumetto con cui vi voglio rompere le balle è Demon. Ho letto questo Demon...
non so bene cosa dirvi, ma non vi voglio dire praticamente nulla, però vi romperò tantissimo i maroni per farvelo leggere. Attualmente, secondo me, è uno dei fumetti migliori che ho letto nel 2018. Per me, per ora, veramente, fumetto rivelazione del 2018. Di cosa parla Demon, come mai mi è piaciuto così tanto, ve lo dirò in un video apposta. Io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi invito nuovamente a iscrivervi alla pagina Facebook, anche perché mi è arrivato un pacco gigantesco di fumetti che avevo comprato usati. Ho fatto un piccolo unboxing, ho voluto fare questa cosa da giovine, quindi ho messo il video è su Facebook, andate a vederlo. Vi invito a iscrivervi a questo canale. Sono felicissimo, tra l'altro, che questa rubrica vi stia piacendo. Ammetto che non me l'aspettavo, ma questa rubrica vi sta piacendo, almeno dalle visualizzazioni sembra piacervi, anche dai vostri commenti. E vi invito, cioè una cosa che potete fare in qualsiasi video, questa cosa che vi sto per dire, ma in particolare in questo video, in Fumetti Senza Zucchero, vi invito a scrivermi nei commenti anche non solo cose inerenti ai fumetti che avete visto, le cose di cui abbiamo parlato. Scrivetemi quello che volete. Avete letto un fumetto particolarmente bello, particolarmente brutto? Scrivetemelo nei commenti, chiacchieriamone in maniera super tranquilla. Scrivete proprio quello che vi pare, sentiatevi liberi, ripeto, in tutti i video fate un po' come volete, ma in questo in particolar modo sentiatevi liberi di commentare, di scrivere anche cose che non c'entrano con i fumetti che abbiamo visto o le eventuali serie di cui abbiamo parlato. Oggi non abbiamo parlato un granché, abbiamo più parlato dei vostri commenti sui video. Vi ringrazio nuovamente per aver guardato il video e facciamo che noi... ma sì, ci vediamo alla prossima!